Signore e signori, benvenuti alla Pala Fornai per il recupero della quarta giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A Biretta femminile. Si incontrano la Pallamano Mezzo Corona e la Cassa Rurale Pontinia. Per il Pontinia con il numero 1 il capitano Ramazzotti, con il numero 4 Bodda, con il numero 5 Francesconi, con il numero 6 Spiziato, con il numero 7 Costanzo Serratto, con il numero 9 Di Brisco, con il numero 10 Conte, con l'11 Colloredo, col 12 Di Giugno, col 17 Bernabei, col 29 Rueda, col 32 Bassanese, col numero 44 Panayotova, col numero 55 Barbotu, Allena, Giovanni Nassa. Per la Pallamano Mezzo Corona, con il numero 33 il capitano Eleonora Italiana, con il numero 4 Aurora Gisimberti, con il numero 6 Jessica Lona, con il numero 9 Martina Petta, con il numero 11 Teodora Cossini, con il numero 12 Eleonora Pedron, con il numero 13 Anna Saramovic, con il numero 16 Niki Razzica, con il numero 18 Ilaina Ceso, con il numero 19 Violetta Regni, con il numero 22 Luisa Dalla Valle, con il numero 27 Giada Veronese, con il numero 44 Emma Girlanda, con il numero 49 Martina Pavlovic, con il numero 82 Anna Chiara Campestrini, con il numero 99 Arianna Duracchi, Allena Sonia Giovannini. Dirigono l'incontro i signori Cardace e Pilaro. Amiche e amici Eleven Sports, benvenuti al Pala Fornai di Mezzo Corona, bentornati in Trentino. A distanza di 4 giorni torna in campo la Pallamano Mezzo Corona, affronta un'altra top del campionato, questa volta è la Cassa Rurale Pontinia, per il recupero della quarta giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A Beretta Femminile. È Gianmarco Tiralongo che vi dà il benvenuto qui al 40 per 20 della città rotaliana. A fianco a me per un'analisi tecnico-tattica di qualità c'è Valentina Zanoner. Buonasera a tutti quanti. Valentina, il Mezzo Corona nel primo tempo col Salerno è andato veramente in difficoltà, nel secondo, alla ripresa invece ha dato segnali di ripresa, addirittura ha tenuto testa le campionesse d'Italia. Col Pontinia quali sono gli aspetti da migliorare, quali sono quelli su cui puntare invece? Sì, pensando che nella partita contro Pontinia comunque la partita è terminata per 31-29 per il Pontinia, diciamo che è una partita che può essere giocata al meglio dal Mezzo Corona, soprattutto se appunto, come hai detto tu, riescono a giocare come nel secondo tempo contro Salerno. Cassa Rurale Pontinia, che è un anno entry alla seconda stagione della Serie A Beretta, seconda stagione consecutiva, società fondata nel 1993 nell'omonima città della provincia di Latina, ben 6 titoli solamente a livello giovanile, ma domenica scorsa è arrivata la prima medaglia, quella del terzo posto della Coppa Italia 21-22. Il Pontinia ha dimostrato di essere all'altezza delle big, che sono Brixen e Salerno, che sono poi le due squadre, una è la detentrice e l'altra è la maggiore aspirante al titolo, che stanno praticamente facendo terra bruciata. Il Pontinia però è lì in quarta posizione in campionato con 20 punti, uno degli attacchi migliori e tra l'altro è reduce da un successo più che netto contro un'altra squadra che aspira a diventare big ma è ancora lì nella terra di mezzo, che è l'Erice, un 34-25 come diciamo
perentorio che fa sognare il Pontigna, che adesso attacca dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi in maglia gialla, difende in maglia blu invece la Cassarale Pontigna. Panayotova serve subito squiziato, poi dall'ala c'è già la prima rete del match che porta la firma di Anna Giulia Francesconi. 1-0 per il Pontigna. Attacca nel frattempo Girlanda, Saranovic servita proprio da Emma Girlanda, che col numero 44 sulle spalle giostra per il mezzo corona in fase offensiva. Qui il passaggio di Campestini, Vegni non ci arriva, parte subito Luisella Podda, contropiede, 2-0. Podda realizza la seconda rete del Pontigna, subito cartellino giallo per Luisa Dalla Valle, la migliore in campo della mezz'ora nel match contro Salerno. Subito partenza a mille per il Pontigna, mezz'ora invece deve riflettere ancora un po' di più, Valentina. Sì, in questa fase è importante riflettere, è importante pensare, costruire. Ci sono le basi per costruire una buonissima partita. Ci crederanno le ragazze rotagliane? Staremo a vedere. Nel frattempo Saranovic recupera un pallone che sembrava essere quasi perso, attacca dalla Valle, Girlanda prova la conclusione, però Ramazzotti, capitano del Pontigna, è lì a chiudere la porta. Nel frattempo Panayotova, passaggio, si inserisce con Loredo, Barbosu, regista della squadra pontina, che adesso rallenta il ritmo, inizia a giocare il pallone. Ricordiamo, è il recupero della quarta giornata di ritorno della Serie A. Beretta, gli altri match in contemporanea, Iomi Salerno, Ferrara, Erice Casalgrande. Nel frattempo arriva la terza rete per il Pontigno, segna squizzato, cioè Campestrini, subito passaggio a Violetta Vegni, fallo. Parlavamo della giornata attuale. Completano il quadro Malo Mestrino, il derby veneto alle 18, Cassano Leno, derby lombardo alle 18.45, Padova Brixen che si giocherà domani alle 19. Abbiamo inquadrato la giornata, andiamo a vedere anche la classifica che vede la Iomi Salerno condurre con 24 punti. Qui Campestrini colpisce il palo subito dalla Valle in tapin. Viene fermata in maniera regolare secondo il direttore di gara. Ricordiamo, sono la coppia Cardaci e Tilaro, coppia siciliana. Dalla Valle che viene fermata regolarmente secondo il direttore di gara, la Panayotova che nel frattempo serve la Coloredo. Qui Coloredo era anche libera perché Campestini nel frattempo era caduta in terra nel precedente intervento. Panayotova però temporeggia, quindi Pontigna ancora il pallone in mano. Pontigna preceduta in classifica da Brixen a quota 23, ma con due giornate in meno, Mestrino a 22, poi dalla quinta posizione in giù Casalgrande a quota 15. Qui stupenda razzica, viene però fischiato un tiro dai 7 metri, il fallo è di Luisa Dalla Valle in 3 minuti e 50 secondi, giallo e sospensione per lei. Adesso un duello Francesconi-Razzica. Francesconi ha già realizzato la prima rete del match, realizza anche la seconda. 4-0 per Pontigna. Partenza che ricorda un po' quella di martedì contro Salerno. Forse il mezzo corona, Valentina, ha un po' paura delle grandi e prima di prendere ritmo è bloccata da questa fobia. Sì, è come se non credesse di potercela fare. Anche con Salerno appunto abbiamo visto un primo tempo un po' timoroso, poi man mano la partita è andata aumentando di ritmo e c'è un Pontigna molto molto determinato, molto grintoso e con molta voglia di conquistare questi due punti. Un timore reverenziale, non c'era stata l'andata, addirittura il mezz'ora aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per 19-17, poi il Pontigna ha vinto il match in rimonta, tra l'altro nei minuti finali, 31-29, qui bravissime entrambe le portiere, sia del Pontigna che del mezzo corona, da una parte Ramazzotti all'altra Razzica, un bel duello questo in campo. Speriamo che la partita possa regalare anche emozioni con il mezzo corona, attacca adesso con Saranovic, ancora una parata però
di Romina Ramazzotti. Qui riparte adesso in velocità il Pontina, squizzato, serve Francesconi, pallonetto morbido, intuisce Razzica che deve al pallone e poi recupera. Riparte in tranquillità il mezzocorona, Campestrini scambia la posizione con Zaranovic. Adesso pallone passa sempre per le mani di Girlanda, Zaranovic, il taglio di Vegni che ritorna in posizione di pivot. Ricordiamo che il mezzo corona ha una donna in meno. Qui Vegni si gira, ancora Ramazzotti, superba oggi Romina Ramazzotti, rientra dalla valle, mezzo corona ritrova la parità numerica. Attenzione al passaggio di Barboso per squizziato, ancora una bella parabola di Francesconi per Barboso. Adesso il Pontina si organizza, Barboso chiama lo schema, nel frattempo non fanno mancare il proprio calore i tifosi rotaliani che incidono la propria squadra soprattutto in fase difensiva. Il mezzo corona però deve incidere maggiormente in attacco, dove ancora ferma zero reti. Qui Panayotova tutta sola davanti a Razzica, forse si fa intimorire dall'estremo difensore ellenico che poi passa un po' al limite, recuperato da Girlanda, Zaranovic, Girlanda, Campestrini, vede Italiano, Italiano che festeggia con la prima rete delle bianco-blu il suo compleanno che è stato l'altro giorno. Eleonora Italiano, capitano del mezzocorona, classe 92. Da lei parte adesso la reazione delle ragazze allenate da coach Sonia Giovannini. Pontina che dopo un avvio sprint si è un po' fermata, forse si sta rilassando un po' troppo, il vantaggio di 4-0 in effetti poteva creare una situazione di relax, ma ovviamente Valentina il match è lungo. Il match è lungo e comunque anche le ragazze rotaliane stanno dimostrando di aver preso il giusto ritmo, con Eleonora Italiano che cerca di spingere verso la giusta direzione le sue compagne. Nel frattempo esce Razzica a cercare di sbarrare la porta a Francesconi, ci sarà Elena Pedron. Francesconi ancora dei 7 metri, ancora una rete per lei. Francesconi arrivata a gennaio dal Flavioni Civitavecchia, altra realtà laziale della palla a mano. Pontina che oltre a vantare la squadra femminile ha anche un bel settore giovanile maschile, è stato campione d'Italia Under 14 nel 2009, usciti tanti elementi che poi hanno militato in Serie A: Daniele Recchiuti, Graffi Tegotto, Dario Di Palma, protagonisti proprio di quello scritto Under 14, poi hanno bissato il successo col Gaeta nel 2015 nell'Under 20. Nel frattempo altro tiro dai 7 metri, questa volta a tirare il mezzo corona, Zaranovic, Ramazzotti. Valentina, a te. No, non mi pronuncio perché quelle volte che mi sono pronunciata, ecco, infatti. Segna la Zaranovic, 5-2, accorcia ancora il mezzo corona. Fa il suo ingresso in campo adesso Alessandra Bassanese, lei che è alla sinistra ma si va a piazzare come pivot tra primo e secondo a sinistra tra Dalla Valle e Girlanda. Nel frattempo taglio proprio di Bassanese, scambia lo squizziato, poi Barboso, Panayotova è tutta sola Luisella Podda ma commette invasione, peccato perché aveva realizzato una bellissima rete in pallonetto, però il piede era sulla linea e quindi invasione e rete che non è stata accompagnata, mentre Campestrini qui praticamente colpisce le mani di Ramazzotti che era in terra e si è allungata. Nel frattempo Ramazzotti lascia spazio a Francesconi. Pontina che adotta la tattica dell'extra player per ovviare alla sospensione
Panayotova difende alto adesso il mezzo corona, c'è maggiore vivacità, Italiano poi squiziato, pensava che ci fosse Francesconi in realtà era ritornata in panchina per lasciare spazio a Ramazzotti. Pallone perso, in realtà è riconquistato visto che è stato decretato un fallo proprio su squiziato adesso va al tiro, pallone deviato dalla difesa, qui razzica Valentina, aveva visto la porta vuota, cercava di tirare, poi ha servito le compagne, ha fatto bene perché nella progressione il pallone è finito tra le mani di Girlanda che la piazza alle spalle di Ramazzotti e da 0-4 3-5, adesso Valentina in match è riaperto e sembra che il mezzo corona ci stia credendo veramente di più. Non è stata convalidata la rete. Mezzo corona che a prescindere però dalla convalida della rete ha alzato il ritmo, ha riacquistato maggiore fiducia, adesso è tutta un'altra squadra. Vedremo quanto durerà questa reazione. Nel frattempo Barboso si è squizziato, c'era Francesconi libera, però si apre un varco con cui Barboso si trova di fronte a Razzia che ancora una volta dice no e dalla valle rete, questa volta il 5-3 è valido. Luisa dalla valle, Panayotova squizziato, Barboso podda la mancina sarda, ha cercato di entrare, ha trovato su di sé una verace dalla valle che le ha impedito l'ingresso, qui squizzato però è libera, era un po' in squilibrio e non ha potuto concludere al meglio, però la palla finisce da destra, qui sfondo, attenzione Panayotova, la traiettoria per Francesconi era troppo stretta, facile preda delle mani di Anna Chiara Campestrini. Occhio al mezzo corona che attacca per il meno uno, Girlanda, lo scambio con Campestrini che chiama lo schema Italiano, Vegni si sposta da Francesconi e squizziato, Saranovic adesso giro palla sempre più veloce del mezzo corona che si affretta alla conclusione, qui Girlanda non si intende con Campestrini, pallone recuperato, ancora Campestrini, finta di tiro, poi tiro, palo, risultato che permane sul 5-3, adesso squizziato, un cenno con Panayotova allo scambio, poi Barboso tutta sola, questa volta il suo pallonetto finisce alle spalle di Razzica, 6-3, bellissima azione questa della Pontigna, uno scambio tra squizziato e Panayotova e poi l'assist per la rete fantastica di Bianca Barboso, cresciuta nel Cassano Magnago, così come Alessandra Bassanese, una colonia lombarda in terra pontina, e qui Girlanda sul fondo. Attenzione Barboso, Panayotova, circolazione di palla che aumenta di ritmo, Barboso poi trova lo spazio, fa il tiro, viene fermata però in maniera irregolare, allora un altro tiro dai 7 metri per la Cassa Rurale Pontigna. E ancora Francesconi, questa volta però colpisce il palo e poi il pallone carambola sul volto di Niki Razzica, gioco fermo per consentire ai soccorsi a Niki Razzica che sembra star bene, al di là della botta che l'aveva leggermente disorientata, adesso recupera Niki Razzica, recupero importante perché senza di lei il mezzo corona perde tanto, Valentina. Sì, assolutamente. I portieri hanno un carattere, li definiscono un po' matti in effetti, hanno un carattere tostissimo, non si abbattono davanti a nulla e non parano, pariamo la prossima volta e dimostrano sempre di esserci e di sostenere la squadra. Due grandi portieri questa sera. Occhio qui a Podda che poi non si intende con la Colloredo,
Quindi Pontinia che preferisce temporeggiare e costruire bene l'azione per andare sul più 4. Più 4 che aveva già trovato proprio in avvio di gara con il 4-0 con cui sembrava aver scavato il solco. Attenzione a Barboso, squizziato Panayotova, anticipa Saranovic la Coloredo, allora Razzica lancia il contropiede a Dalla Valle, il contropiede troppo lungo, il pallone Dalla Valle poi aveva recuperato, ha perso l'equilibrio nel momento proprio in cui aveva praticamente stretto il pallone tra le mani. Barboso, che velocità Bianca Barboso, poi Coloredo, rete 7-3. Agilissima Bianca Barbosu, le ultime tre azioni praticamente portano tutte la sua firma. Sì, una giocatrice molto, molto in gamba, molto veloce, una bellissima azione. Vediamo adesso il dinamismo della pallamano mezzo corona, Saranovic serve Vegni, Vegni aveva il piede nell'area dei 6 metri, quindi ha un'altra invasione per il mezzo corona. Ecco adesso Francesconi non riesce ad avvinghiare bene il pallone, palla persa, ringrazia il mezzo corona che adesso riparte in velocità, Luisa Dalla Valle è il centrale, qui Saranovic viene spinta la Panayotova, quindi c'è un fallo, mezzo corona che rimane in avanti. Riprende il giro palla del mezzo corona, è entrata nella posizione di ala sinistra Martina Betta. Attenzione a Dalla Valle, Campestrini, lo scambio con Saranovic, Saranovic deviazione, para molto agevolmente Ramazzotti, riparte subito il Pontinia, Panayotova, Panayotova squizziato, attenzione il altro recupero del mezzo corona, Saranovic per Dalla Valle che sembrava affintare il passaggio, poi Gislimberti, parata di Ramazzotti, incredibile Romina Ramazzotti, ha chiuso la porta, da qui non si passa. E adesso avvicendamenti in casa Pontinia, con il numero 17 Nicole Bernabei, mentre giostra la manovra Nerea Costanzo che sulle spalle porta il numero 7. Coloredo, Coloredo lo scambio con Bernabei, poi recupera la posizione tra Saranovic e Campestrini, squizziato, squizziato con potenza, aveva commesso passi scusate, ma era sotto fallo, quindi Pontinia che recupera il possesso. Bernabei ancora squizziato, Bernabei lo scambio con Nerea Costanzo, poi Podda, giro palla sempre più veloce, deve stare attenti Pontinia perché deve accingere la conclusione, praticamente sotto passivo, dovrebbe alzarsi adesso il braccio del direttore di gara e infatti sei passaggi per andare a concludere, già il secondo, il terzo Nerea Costanzo, Razzica, sale in cattedra anche la greca qui Dalla Valle che sembrava un po' spaesata, il passaggio di Vegni, poi Saranovic tutta sola davanti a Ramazzotti, non fa che facilitare il lavoro del portiere laziale, qui si gira Bernabei per Podda, attacca veramente schiacciato adesso il Pontinia, questo facilita un po' le manovre del mezzo corona che difende sulla linea dei 6 metri. Valentina Dalla Valle, stavo aggiornando le statistiche, esatto. Mezzorana che come abbiamo detto difende veramente schiacciato sulla linea dei 6 metri, Pontinia che attacca al ridosso delle giocatrici bianco-blu, qui Dalla Valle fermata da Squizziato in cooperazione con Francesconi. Dalla Valle
tra Betta, qui Betta per Vegni, pallone finisce lungo, fallo però su Violetta Vegni in mezzo corona che adesso è sotto passivo. Attenzione dalla Valle, fermata da Squizziato, tiro dai 7 metri, difesa in area quella del Pontinia. È Saranovic che si incarica della battuta. Saranovic contro Ramazzotti. Nassa che si arrabbia con le sue, perché le voleva tutte sulla linea di Semeri a recuperare il pallone. Non ce n'è bisogno, perché Saranovic insacca il 7-4. Adesso mancano solo 10 giri di lancette e mezzo al termine del primo tempo. Pontinia che attacca, Podda, c'è il varco e trova una splendida rete sul primo palo. Praticamente coglie alla sprovvista Nichirazzica, infila Luisella Podda. Lei proviene invece dal Nuoro, classe 99, una delle punte di diamante della squadra barbaricina, approdata in un ambizioso Pontinia, la cui presidenza siede Mauro Bianchi. Adesso dalla Valle per Italiano, chiamava il pallone Ana Saranovic. Campestrini si libera della difesa. Attenzione qui, e occhio alla rete ancora di Saranovic. Saranovic riesce a realizzare un'altra rete, la seconda consecutiva per lei, 8-5. Risponde al Pontinia al mezzo corona. Sono ancora 3 le reti di scarto. Il mezzo corona è vivo. Il Pontinia però non vuole mollare neanche un centimetro. Attacca subito con Bernabei. Squizziato, Squizziato riesce a superare Vegni. Fermata poi da Saranovic. Sempre Squizziato. Dalla Valle difende alto su Costanzo. Bernabei. Lo scambio adesso invece con Coloredo, che serve poi Bernabei, che vede Costanzo. Poi c'era un varco e lì non ha bisogno nemmeno di usare il telepass nella Costanzo, perché c'era veramente tanto spazio per entrare e insaccare il 9-5. Qui dalla Valle non si intende un no look per Vegni, che finisce nelle mani del Pontinia, che riparte subito con Francesconi. Da 8-5 a 10-5 nel giro di 30 secondi praticamente intende che qualcosa non vada. Sonia Giovannini chiama infatti il time out. Adesso deve parlarci su assolutamente il coach rotaliano. Un calo di concentrazione delle sue, Pontinia non perdona, realizza in rapida successione 2 reti e si riporta in massimo vantaggio. Adesso sono 5 le reti che staccano le due squadre. Nasta in tutto ciò non è soddisfatto però della difesa gialloblu, ne parla con le sue ragazze. Sembra che stia facendo riferimento al tiro di 7 metri concesso prima al mezzogiorno per un fallo, un'invasione, una difesa in area abbastanza ingenua. Nel frattempo scambia 2 chiacchiere, in particolare con Bianca Barboso, che ricordiamo è l'anima della manovra offensiva di questo Pontinia. Entrambe le squadre guardano in maniera particolare al derby che si giocherà stasera tra Malo e Mestrino. Una vittoria del Malo faciliterebbe la vita al Pontinia, perché vincendo a mezzo corona aggancerebbe il Mestrino. La vittoria del Mestrino invece sarebbe ben vista dalle ragazze, caro al presidente Mario Bazzanella, perché terrebbe lontane le maladenzi che seguono proprio il club bianco-blu in ultima posizione a 2 punti di distacco, 2 punti che sono arrivati nel match di qualche settimana fa giocato a Malo. Ricordiamo l'ultima posizione praticamente
vale la retrocessione in Serie 2, quindi entrambe le squadre cercheranno di darla sino alla fine. Interessato agli altri match ovviamente anche il Leno, che è lì a 5 punti in terz'ultima posizione. Un'altra palata di Ramazzotti, riparte il Pontina, qui Francesconi facile in sacca, è l'11-5. Campestrini, deviazione in rete, 11-6. La deviazione inganna Ramazzotti, mentre risponde subito Serratto, che passa a Podda e razzica, ci mette la mano. Gimme 5, Niki razzica a mezzo corona, praticamente garantisce sempre tanta sicurezza. Adesso le rodaliane devono però agire anche in attacco, sono solamente 6 le reti realizzate in 23 minuti. Qui bellissimo il passaggio di Betta per Vegni, Vegni che non riesce ad afferrare bene il pallone, tuttora altro passaggio, non riesce ancora la presa, e qui parte squizzato, rete, 12-6. Pontinia che adesso doppia il mezzo corona. Sono 6 le reti di scarto, praticamente un parziale di 7-3 da quel 5-3 che aveva quasi annullato le distanze tra i due club. Attenzione adesso a Saranovic, Pontinia che difende alto con Francesconi, qui Saranovic lo mette sfondo. Veramente in maniera ingenua Saranovic va a impattare contro la difesa giallo-blu, poi Pontinia che subito in velocità riparte, sfondo su sfondo invece no, perché c'è un tiro dai 7 metri, 2 minuti ad Anna Chiara Campestrini. Questa volta va Podda dai 7 metri. Razzica. Palo, rete. 13-6. E Pontinia che adesso inizia a dilagare. Serve una pronta risposta del mezzo corona. Dalla valle serve Betta, Betta che poi si alza, passaggio sempre per Dalla Valle, questa volta a sfondo era abbastanza ostinata Dalla Valle, però si è andata praticamente a chiudere, poi sta molto brava l'avversaria a ottenere questo sfondo, sembrava che però difendesse con i piedi sulla linea delimitazione dei 6 metri. Bernabei, Bernabei sembrava dovesse passare la Podda, ha ingannato anche la difesa bianco-blu, poi splendida rete di Bernabei che la infila lì sul primo palo, trova un pertugio tra il legno e Niki razzica, realizza il 14-6. Entra adesso in posizione alla destra Jessica Lona, proprio adesso il palo entra nelle sue mani, Gislimberti, palo. Molto sfortunato il mezzo corona, non solo in questo match ma anche nell'arco del campionato, sono tanti legni colpiti, che la si voglia chiamare sfortuna o imprecisione, il mezzo corona praticamente colpisce sempre tanti pali. Saranovic, Pontinia che adesso cerca di mettere maggiore pressione al mezzo corona, a turno si alternano Francesconi e Costanzo nella marcatura su Gislimberti. Saranovic si alza in rete sotto il 7, il tiro di Anna Saranovic, 14-7. Costanzo fermato da Saranovic e Campestrini.
Barbosu, richiamata dal direttore di gara per la corretta posizione nella battuta di questo 9 metri. Barbosu che chiama lo schema adesso, lo scambio con Costanzo, poi Costanzo in vola, Bernabé, poi Francesconi, morbida morbida la sua conclusione che va a bucare Niki Razzica, 15-7. Campestrini costruisce il mezzo corona di Slimberti per Saranovic, Saranovic che perde l'equilibrio, Campestrini, c'è Luna che in realtà potrebbe inserirsi, c'è tanto spazio, Campestrini riesce a servire Saranovic, Saranovic tiro, parata di Ramazzotti, la conclusione era troppo centrale, Ramazzotti non deve nemmeno spostarsi per parare, poi in velocità Barbosu, 16-7, Bianca Maria Barbosu. Decisiva sempre più la Barbosu in questo match, si era praticamente accomodata in panchina per recuperare e soprattutto per dare maggior spazio anche ai compagni di squadra, tante rotazioni nella formazione ospite che vanta un roster molto profondo. Costanzo per Podda, poi ancora un'invasione di Podda. A Campestrini, rete che è una gara, Campestrini 16-8. Barbosu gestisce adesso il possesso, il Pontinia davanti di 8 reti, mancano solo 60 secondi alla fine del primo tempo. Palla che finisce sul fondo, non si intendono Costanzo e Podda. Pallone era anche scivolato alle mani di Maria Costanzo, classe 90. Ha giocato con Leno e Salerno, mentre adesso esulta il mezzo corona, 16-9. Occhio qui al movimento di Colloredo che si gira facilmente, realizza il 17-9. Pontinia che va ancora sul più 8 e mezzo corona che potrebbe avere in mano l'ultimo possesso di questo primo tempo che vede le ospiti in largo vantaggio. Ci sarà tanto da parlare nell'intervallo. Campestrini, Gislimberti, poi Saranovic, ancora Ramazzotti, lo stesso perso, Pontinia che potrebbe attaccare ma finisce il tempo a disposizione, 17-9 all'intervallo, conduce il Pontinia, mezzo corona che deve assolutamente scendere in campo nella ripresa con un'altra verve, vedremo cosa le concederà il Pontinia. Noi vi regaliamo 10 minuti di riposo, vi aspettiamo sempre qui sulle frequenze di Eleven Sports.
È tutto pronto per la ripresa, si carica il mezzo corona, dovrà esserci un segnale imponente di reazione da parte delle ragazze rotaliane. Pontinia che difenderà con gli artigli questo vantaggio maturato nel corso dei primi 30 minuti di gioco. Si riparte dal 17-9 del primo tempo. Diamo un rapido sguardo ai risultati degli altri campi. Il Cassano conduce sull'Erice 9-7 mentre Campestrini recupera la palla, poi qui viene fiscato sfondamento a Campestrini, che rimane incredula perché il difensore era in movimento, addirittura l'aveva avvingata. Una decisione molto discutibile questa adottata dai direttori di gara, che ricordiamo sono i signori Cardaci e Tilaro. Nell'altro match in contemporanea con Mezzocorona Pontinia, stiamo parlando di Salerno Ferrara, le campionesse d'Italia inseguono, sono sotto di due reti, 14-12 il Ferrara. Attenzione adesso al Mezzocorona che deve rispondere alla rete siglata proprio dalle avversarie. Pontinia conduce 18-9. Qui Girlanda, serve addirittura Vegni che poi vede Gislimberti che va con un pallonetto molto morbido. Barbosu, attenzione adesso, conclusione bloccata da Razzica, suona Paola Rueda. Girlanda, ancora protagonisti portieri, questa volta Ramazzotti, contropiede lanciato a Bassanese che a tu per tu con Razzica la infila lì nell'angolino basso e sigla il 19-9, massimo vantaggio sinora del match. Gap che addirittura raggiunge la doppia cifra, 19-9 per il Pontinia, che ha ricominciato da dove ha terminato, a macinare Gislimberti. Macina gioco anche il Mezzocorona, che però non riesce ad essere efficace in fase offensiva. Saranovic, Girlanda prova a superare l'avversario, ha cercato una giocata cestistica, poi il servizio a Gislimberti. Saranovic, Saranovic si alza e segna, 19-10. Altra rete per il terzino del Mezzocorona, subito pronta la risposta però del Pontinia, che va sul 20-10. Difesa questa volta veramente superficiale. Vegni, chiusa molto bene da Bassanese, scusatemi, da Costanzo. Match che ormai va d'inerzia, Pontinia a vita facile sui attacchi della Mezzocorona. Qui deviato il pallone, Lona aveva cercato di recuperarla, non ha fatto in tempo, poi occhio a Girlanda che si inserisce, poi serve Vegni che trova il gol, 20-11. Si scalda nel frattempo Martina Pavlovic. Qui Costanzo, tiro dai 7 metri. Difesa troppo dura quella di Anna Chiara Campestrini, che era rovinata in terra insieme al proprio avversario. Bassanese dai 7 metri. Fermato il gioco per consentire l'asciugatura del 40-20 della Palafornai. Tribune piene, quelle dell'impianto di Mezzocorona. Bassanese adesso palleggio, poggia il piede, Razzica si distende per cercare di offuscare la traiettoria, in un certo qual senso ci riesce, perché la palombella di Alessandra Bassanese termina al di là
del 3-2 difeso dal portiere greco. E qui Campestrini realizza, nel frattempo ha effettuato l'ingresso in campo Martina Pavlovic, che ha rilevato proprio Violetta Vegni. E qui Barbosu, ancora bianca Ioana Barbosu, sempre lei. Quando il Pontinia sembra andare in difficoltà è Bianca Barbosu che lo risolleva. Una difficoltà relativa quella di cui parliamo, visto che comunque il Pontinia conduce di 9 reti, ma cerca di sedare qualsiasi accenno di reazione del mezzocorona. Saranovic per Girlanda, Girlanda viene anticipata da Costanzo, poi il pallone termina al lato, recupera quindi il possesso la squadra di Sonia Giovannini. Perplesso Nasta, si alza il braccio del passivo, mezzo corona che deve concludere, lo fa con Saranovic che lo fa molto bene, si lamenta per uno schiaffo ricevuto al volto, può però esultare per la 13ª rete delle sue compagne di squadra. Rete realizzata ancora una volta da Nasaranovic, top scorer del mezzo corona. Prima del fischio inizio di questo match erano 81 le volte che aveva bucato la rete. Altra realizzatrice è Aurora Gislinberti con 64 reti, le stesse realizzate da Luisella Podda. Parliamo sempre prima dell'inizio di questo match. Bassanese colpisce il palo, era tutta sola davanti a Razzica, era girata sui 6 metri. Alessandra Bassanese, che veste anche la maglia azzurra, è uno dei punti fermi della nazionale italiana, non solo nell'indoor ma anche nel beach handball. Saranovic, sempre Campestrini e sempre rete di Campestrini, che ha iniziato il secondo tempo con un'altra verve. Trova molto più facilmente la rete, 21-14, mezzo che adesso accorcia il gap, però attenzione qui perché il tap-in di Nerea Costanzo Serratto finisce alle spalle di Nigrazia che aveva parato, 22-14. Lì però Valentina Costanzo era libera di agire, ancora una volta un errore forse di concentrazione oltre che di posizione quello della difesa del mezzo corona. Sì, sembra che il mezzo corona abbia completamente dimenticato della partita di andata contro Pontinia, sembra che abbia dimenticato, a parte in questo momento in alcuni frangenti, dove stia la concentrazione. Sono quasi demotivate e quando riescono a costruire delle azioni semplici sono anche molto efficaci. 15-22, però il mezzo corona dovrà rinunciare ad Annachiara Campestrini per 120 secondi. Tiro dai 7 metri va Francesconi? No, dai 9 metri invece c'è incomprensione tra le giocatrici del Pontinia e il direttore di gara. A dire il vero, a quanto avevano indicato i direttori di gara, sembrava che si dovesse andare al tiro dai 7 metri. Adesso giostra la manovra il Pontinia e sempre gol, sempre la firma è la stessa, quella di Nerea Costanza Serratto, 23-15. Ancora 8 le reti che separano le due squadre. Adesso fallo Saranovic. Occhio all'una. Girlanda, sempre Lona. Lona, un funambolo. Viene però fermata da Bernabei. Allora Saranovic. Girlanda per Gislinberti,
qui deviato il pallone scagliato da Nasaranovic, la deviazione di Bianca Barbosu che accusa un dolore alla mano, ma Stoica rimane in campo, rimane a difendere. Attenzione al taglio di Pavlovic che facilita l'inserimento di Saranovic. Qui Lona aveva cercato di anticipare Bassanese che poi riesce ad appinare il pallone e realizzare invece il 24-15. So, è capitan Ramazzotti che chiede maggiore impermeabilità alla difesa del Pontinia. Saranovic, Girlanda. Adesso Pavlovic si inserisce lì dove lo spazio veramente era minuscolo, trova una rete sul secondo palo, pallone che supera Di Giugno. 24-16. Barbosu, attenzione, adesso attacca il Pontinia, però lo fa in maniera troppo frettolosa, comunque il possesso è giallo-blu qui, poi Bernabei con un cambio di direzione si libera e realizza il 24-25-16. Campessini tornato in campo, scambia con Saranovic, Girlanda fermata dalla difesa Pontina, mentre Pavlovic si affida ancora a Pavlovic, a una gara Campessini che Saranovic, Girlanda ci prova e invece no, il pallone finisce nelle mani di Francesconi, recupera il Pontina. Mancano 19 minuti, sono trascorsi solamente 11 dall'inizio della ripresa. Il Pontinia attacca per ritornare sul più 10. Mezzo Corona che sembrava aver dato un segnale, sembrava che avesse voglia di recuperare e poi è caduto nei soliti errori. Errori che si tramontano in una sterilità difensiva, praticamente il Pontinia è libero di agire. Attenzione Costanzo qui, fallo di Lona. Viene fischiato il fallo commesso da Jessica Lona ai danni di Anna Paola Rueda. Francesconi, ritorna lei dalla linea dei 7 metri, palo, secondo errore, secondo palo per Anna Giulia Francesconi che va a prendersi però un abbraccio consolatorio da parte delle compagne. Non c'è tanto a disperarsi, il Pontinia conduce 25-16, risponde in mezzo una Girlanda, è rientrata in campo anche Lulli dalla Valle, mentre qui protestano i tifosi del Mezzogiorno, volevano qualcosa di più, mentre Costanzo ancora una volta entra liberamente, si chiudono in ritardo le maglie della difesa bianco-blu. Costanzo praticamente ha fatto quel che voleva. 26-17 adesso, rete del Mezzogiorno. Mezzogiorno che ha risolto ciò che non andava nella gara precedente contro il Salerno, ossia l'attacco, ma che deve lavorare ancora tanto sulla difesa, però Valentina. Sì, anche il pubblico lo sta urlando da praticamente tutta la partita, la difesa non c'è, la difesa non c'è. Sì, Pontinia sta difendendo in maniera perfetta, oserei dire, e Mezzogiorno sta lasciando degli spazi
come dire, venite avanti tutti. Concede veramente tanto il mezzo corona al Pontigna, poi giocata di Emma Girlanda che accorcia sul 26-18, qui attacca ancora Rueda, parata di Niki Razzica. Campestrini in velocità, serve Pavlovic, rete di Martina Pavlovic, 19-26. Si riscalda l'atmosfera, manca un quarto d'ora, nella pallamano accade di tutto. Mezzo corona deve crederci, Pontigna che inizia a temere un po' questa avanzata della mezzo corona, un parziale praticamente di 3-0. E Nasta adesso chiama le sue ragazze e le chiama a rapporto. Sempre comunque molto tranquillo Giovanni Nasta, non sembra arrabbiato, vuole adottare degli accorgimenti. Avevamo fatto i complimenti alla difesa del Pontigna che poi ha concesso 3 reti di fila proprio al mezzo corona. Una giocata, un jolly di Emma Girlanda. Poi molto bello l'assist di Campestrini che si era involata nonostante avesse 3 avversari sulla linea dei 6 metri che l'aspettassero. Ha liberato Pavlovic, che si è girata veramente in un fazzoletto e ha trafitto Sara Di Giugno. Adesso Bassanese si consulta con Costanzo, dialogo fitto tra le due. Pontigna che adesso cerca di inserirsi nella parte sinistra della difesa, la parte destra della difesa del mezzocorona, che voi potete ammirare alla sinistra dei vostri teleschermi. Infatti vediamo l'attacco avviene proprio da lì, c'è Saranovic che ci mette la mano, invasione di Bassanese. In effetti Valentina, il Pontina aveva attaccato a destra e proprio lì per 3 volte di fila non ha trovato la rete, ha cercato invece adesso l'attacco a sinistra. C'è allo spazio, non c'è arrivata Bassanese, anche per merito di Anna Saranovic che ha fatto da filtro. So Campestrini si alza, serve Gislimberti, pessima però la presa di Aurora Gislimberti che ha cercato di afferrare la sfera con una mano. Il pallone che poi le è sfuggito. Devono chiudere in difesa le rotaliane. Cercano il pertugio invece le Pontine. Attenzione adesso perché è stato segnalato il gioco passivo. Qui poi praticamente fa tutto lei, Giulia Conte, atleta fondana, andata a rinforzare il roster della vicina Pontigna. Grande possibilità per Giulia Conte che ha dimostrato veramente le sue abilità, praticamente cambio di direzione, ha lasciato ferma l'avversaria, si è inserita con molta facilità. Questa non è una novità in realtà per quanto riguarda oggi la difesa del mezzocorona, però veramente bella l'azione di Giulia Conte che adesso ci riprova, dai 9 metri si alza, trova il piede di Niki Razzica a dirle di no. 27-20, nel frattempo Campesini, serve Gislimberti, stavolta riesce, poi con il piede quasi a rispondere all'intervento precedente di Razzica, sarà Di Giugno. Chiude lo specchio Aurora Gislimberti, 27-20 per il mezzo corona. Sarà Di Giugno che adesso va ad accogliere con piacere i complimenti di Romina Ramazzotti. Poi attacca ancora Pontigna, lo fa però con calma, non deve affrettare assolutamente i tempi perché il vantaggio è di 7 reti, mancano 13 minuti, poco meno,
sul tabellone elettronico. E quindi Pontinia che può rifletterci su, può prendersi tutto il tempo per cercare di andare a rete e gestire un vantaggio abbastanza consistente. Qui fermata, poi azione in realtà molto confusa perché sembrava quasi che Bernabei fosse inciampata sui piedi di Martina Pavlovic, che poi deve accomodarsi per due minuti in panchina. Nerea Costanzo contro Razzica, possibilità del più 8, 4 giocatrici del, anzi 5 giocatrici del mezzo corona. Qui dalla postazione non si vedeva bene Aurora Gislimberti che era coperta. Rete 28-20. Ramazzotti che poi va a far presente alle compagne che hanno una donna in più in campo e quindi devono difendere in maniera ancora più arcigna, possono permetterselo. Mezzo corona che non sceglie la mossa dell'extra player. Altra palla persa, possesso sciupato dal Pontinia. Non segue l'esempio, scusate, al mezzo corona, non segue l'esempio del mezzo corona del Pontinia che invece realizza un'altra rete, lo fa questa volta con Ana Rueda, italo-argentina. Anna Paola Rueda dall'ala destra va a siglare il 29-20. Campestrini chiusa nella morsa tra Bernabei, Francesconi. Francesconi che poi va praticamente a tenere d'occhio Saranovic. Ancora con tanta verve Francesconi su Gislimberti. Girlanda cerca dalla valle, vede Campesi, Campestrini per Gislimberti. Rete di Gislimberti. 29-21, mancano 10 minuti. Conte, passaggio perfetto, un assist al bacio per Alessandra Bassanese. 30-21. Rientra Pavlovic, termina l'inferiorità numerica del mezzo corona. Dalla valle Campestrini, il tiro rete, bellissimo pallone servito ad Anna Chiara Campestrini che con potenza buca la porta. 30-22. Costanzo, ancora scambio tra Costanzo e Conte che poi passa in cabina di regia. Giulia Conte, Bassanese che si sposta, va a fluttuare tra Campestrini e Pavlovic. Ancora Costanzo, Conte libera e segna il 31-22 il Pontinia. La rete porta la firma di Francesca Di Brisco. Pontinia che praticamente mette in cassaforte i due punti, come se non l'avesse già fatto in realtà nei primi 30 minuti. Mezzo corona che ha progettato alle ortiche le possibilità maturate nel secondo tempo di riaprire il match e cercare perlomeno di ristabilire gli equilibri. Pontinia ha saputo non solo gestire, non solo amministrare, ma anche incrementare il vantaggio, annichilendo così qualsiasi minima possibilità del mezzo corona. Non sono certamente queste le partite da vincere per il mezzo corona, che punta alla salvezza senza dubbio, però
è anche da questi match che matura il carattere di una squadra. Pontinia che nel prossimo incontro affronterà al vertice il Salerno 2 marzo alla palestra Palumbo della città all'ombra del Castello Areghi. Mezzo Corona che invece cercherà di rifarsi sempre in trasferta a casa al grande. Nel Casalgrande poi gioca forse il diamante del vivaio femminile del Pontinia. Parliamo della Furlanetto, ormai stabilitasi a Casalgrande, lei che è stata anche azzurra, che è il punto di riferimento della pallamano Pontina per quanto riguarda il femminile. Sono poche le società che praticano pallamano nel Lazio, oltre al Pontina sono il Fondi e il Civitavecchia, a cui avevamo già accennato nel corso del match. Movimento che deve crescere senz'altro quello laziale, che anche nel maschile vanta poche squadre, non era praticamente ciò fino a pochi anni fa, praticamente sono rimaste solo Civitavecchia, Gaeta, Fondi ed Ende Roma. Movimento che invece sta crescendo al femminile, Valentina te puoi darmi la conferma, qui in Trentino sono altre realtà come Besenello, Mori, la Garibaldina. Sì, se penso quando giocavo io c'erano pochissime squadre all'epoca, adesso il vivaio si sta ampliando sempre di più e veramente queste ragazze stanno creando delle società molto molto valide. Trend che invece rimane immutato, quello di Anna Saranovic, 23-31. E poi rete di Luisa Dallavalle, 24-31. Adesso il Pontinia sta concedendo maggiore spazio al mezzo corona. E si arrabbia Romina Ramazzotti, che va a fare da secondo vice a Coccinassa. Ricordiamo c'è Matteo Bellotti in panchina ad aiutare il coach campano. Poi qui attacca ancora il Pontinia, lo fa in maniera meno precisa rispetto a pochi minuti fa, però l'importante è il risultato. Il Pontinia sigla la 32esima rete, ampia il divario a più 8 e praticamente mancano 5 minuti e 40 secondi. Il mezzo corona adesso deve solo farsi bello, mettere in vetrina magari le proprie peculiarità e dimostrare che non è quello sceso in campo per lunga parte del match. Ritornata in campo Eleonora Italiano, Girlanda si è spostata in posizione di terzino destro, Savanovic ha assunto la regia, Campestrini, ancora Italiano, passaggio a Girlanda che poi finta il tiro, palleggio, pallone che le viene scippato da Costanzo in maniera fallosa. Girlanda, Azzurra attacca praticamente sotto passivo, quindi deve accingersi anche alla conclusione. Attenzione a Saranovic, rete, 25-32. Qui pallone troppo lungo, Pavlovic lo restituisce a Bassanese. Nel frattempo si consultano Di Prisco e Conte. Di Prisco che forse stava suggerendo a Conte
di accentrarsi un po' di più e lasciarle maggiore spazio per poi andare alla conclusione con te. Fallo su di lei, si lamenta il mezzogiorno che chiamava praticamente uno sfondo. Questo tiro dai 7 metri, sempre Nerea Costanzo, sempre medesimo risultato, perché ancora una volta l'Italo-Argentina va a rete, 33-25. Nella ripresa coach Nass ha praticamente lasciato in panchina Squizziato, che col suo dinamismo aveva garantito tanto movimento, tanti spazi alla compagine pontina. Addirittura Panayotova non ha proprio messo piede in campo nella ripresa e c'è stata tanta rotazione, anche perché, ripetiamo, sabato prossimo Pontigna ha un match importantissimo, può recuperare terreno alla prima in classifica. Nel frattempo 2 minuti di sospensione per Sandra Bassanese, e quindi vuole arrivarci al top della forma, vuol giocarsi tutte le sue carte, mentre Dalla Valle affronterà adesso Sara Di Giugno. 26-33. Tre minuti al termine di questo match. Valentina, ormai possiamo fare una fotografia sulla gara, le tue impressioni? Ahimè, non è stata una bella partita per Mezzocorona, perché probabilmente l'idea che aveva Mezzocorona all'inizio della partita era un'altra. Probabilmente il risultato dell'andata gli aveva fatto sperare di poter fare una buona partita. La concentrazione è mancata, la difesa pure, gli errori sono stati tantissimi e il Pontigna ha agito in base agli errori del Mezzocorona, essendo anche un'ottima squadra. Quindi speriamo che sia stato, diciamo, un buon allenamento anche mentale per affrontare le prossime sfide. Pontigna che realizza il 35-26, lo fa ancora una volta con Anna Giulia Francesconi in rete, e Pontigna che esulta doppiamente, perché oltre ad uscire dal Palafornai con 2 punti, guardando a Salerno le campionesse d'Italia, quando mancano poco meno di 4 minuti, stanno cedendo 29-21 all'Ariosto Ferrara. Quindi una debacle che praticamente facilita la vita al Pontigna, che adesso scende a Salerno anche sfruttando il fattore psicologico delle campane per non solo accorciare cammino, ma anche per cercare l'aggancio, perché Salerno resta fermo a 24, Pontigna sale a 22. Poi ovviamente dovremo vedere come il Brixen uscirà dai 2 recuperi. Qui pallonetto, in palla che sarà gestita male da Francesconi. Attenzione, perché Girlanda poteva servire un assist d'oro a Dalla Valle, ha preferito la conclusione personale e Di Giugno si è opposta. Extra player per il Pontigna, che cerca anche il più 10, e invece no, perché Di Giugno poi rimane tra i pali. Mancano in effetti 50 secondi. Spazio anche a Buratti nel frattempo. 36-26, vedremo se il Mezzocorona riuscirà ad aggiungere un più 1 sul tabellino, mentre ormai possiamo senz'altro comunicarvi il successo dell'HC Cassa Rurale Pontigna al Palafornai, 2 punti d'oro, lo ripetiamo, in virtù anche
della debacle del Salerno. Nel frattempo Dalla Valle viene chiusa da Di Giugno, si conclude sul 36-26, incontro tra Mezzocorona e Pontini. Ad esultare sono le latinensi. Due punti per il Pontinia che, come abbiamo già detto qualche secondo fa, sale a quota 22, sogna in grande vista la sconfitta casalinga del Salerno che sta maturando proprio negli ultimi minuti al Palapalumbo. Mezzocorona che invece si proietta già la sfida del 12 marzo contro il Casal Grande, ci sarà senz'altro da rivedere qualcosa in chiave difensiva, mentre adesso le squadre salutano il pubblico a corso. Palafornai sold out nonostante praticamente il trend negativo, comunque il Mezzocorona riesce a praticamente ricevere sempre l'abbraccio caloroso dei propri sostenitori che adesso aspettano una vittoria. Eh sì, fortunatamente il pubblico continua a sostenere le ragazze rotagliane, non le abbandona mai. Ora sta a loro lavorare in maniera ottimale e soprattutto credere di poter fare delle buone partite. Speriamo che il lavoro di questo periodo le aiuti a tornare in campo più in forma di stasera sicuramente. Rotaliani che potremo ammirare sempre qui sulle frequenze Eleven Sports, che è in esclusiva la Serie A Beretta femminile.